Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce. Fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia, il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come discepolo. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, ma mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio rosso ai progettatori, le mie guance a coloro che mi strapparono la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura e indietro, sapendo di non restare sicuro. Parola di Dio. Fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Seguitelo
là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e entrando in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Allora, ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono ad attestarsi e a dirgli, uno dopo l'altro: sono forse io? Egli disse loro: uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiava, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non verrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo verrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io vi dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli, con grande insistenza, diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. E prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andando un po' innanzi, cadde a terra e pregava che se fosse possibile passassi via da lui quel nome, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che vi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava,
arrivo in città, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai capi degli esercitori, dagli iscritti e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che bacerò è lui, dalle statue conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbi! E lo baciò. Quelli si misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percorse il sommo, il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un brigante, siete venuti a prendervi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguì però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva sentito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo alla morte, ma non la trovarono. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla. E cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendo: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete tutto la bestemmia, che bene pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a tendergli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fai il profeta! E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote. Prendendo dietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò, dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. La serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E
e scoppiò il pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani vestiti tutto il silenzio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù e lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi del sacerdote lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò dicendo: non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato. Allora in festa, un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso l'omicidio. La folla che si era radunata comincia a chiedere ciò che gli era solito leggere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Sapevo infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per vita, ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, vedendo, volendo dare soddisfazione alla folla, e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè il territorio, e convocarono tutta la città, lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo, poi presero a salutarlo: salve re dei giudei! E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti presso di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano davanti risultavano scuotendo il capo e dicendo: ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli stili, tra loro si facevano testa verso di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi per lui poi risultavano. Quando fu nel giorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia.
Mosè a inzuppare di aggetto la spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Rimaniamo un attimo in silenzio, chinando il nostro capo verso il suo crocifisso. Allora, abbiamo ascoltato la passione del Signore e veramente oggi che è la Domenica delle Palme, passiamo da un momento di grande esultanza e abbiamo cantato Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore, no? Ad un momento in cui c'è un altro tipo di esultanza. Crocifigilo. E probabilmente sono le stesse persone che hanno detto Osanna al figlio di Davide. E poi dicono crocifigilo, vogliamo Barabba. Il testo, il testo che è abbastanza lungo, abbiamo visto e ascoltato, ed è veramente bello comunque, no? Perché ci permette di metterci dentro l'amore grande che Dio ha per noi. Il testo ci fa vedere la passione di Gesù, ma ci fa anche vedere abbondantemente un'altra passione, che è quella di Pietro, che rinnega Gesù 3 volte. Ci dice parecchio il testo del Vangelo sul rinnegamento di Pietro, ma ci fa presente anche un'altra passione in negativo, è la passione di chi vuole uccidere Gesù a tutti i costi, a tutti i costi. Anche loro vivono una passione, una sofferenza interiore, che si conclude pure per loro ai piedi della croce. Ai piedi della croce, se abbiamo ascoltato il testo, dicono di tutto e di più a Gesù. Di tutto e di più, veramente è incredibile. Potremmo dire,
non sono sazi fino all'ultimo. E lì sulla croce hai ottenuto quello che volevi, e ancora, se sei tu il figlio di Dio, scendi dalla croce. Come dire, ti insulto ancora. Questo ci fa capire come al male non c'è mai fine, no? E al peccato non c'è mai fine. La prima parte di questo Vangelo, di questa passione, ovviamente noi ci concentreremo un po' di più su Gesù, no? Ci presenta un Gesù che patisce, e il suo patimento, la sua passione è una passione interiore. Lui soffre nel cuore. La prima parte ci parla dell'ultima cena preparata da Gesù. Lui spezza il pane per loro. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dice. E tutto questo poi si realizzerà sulla croce. È il momento più doloroso per Gesù, quello dell'ultima cena, perché lì Gesù sa chi lo deve tradire, ed è Giuda. Gesù sa chi lo dovrà rinnegare, ed è Pietro. E lo dice sia all'uno che all'altro, ma lo dice anche agli apostoli, agli altri, 10. Loro stessi, insieme con Pietro, si proclamano i protettori di Gesù. Sì, Signore, non ti capiterà nulla. Ma loro stessi sappiamo che quando Gesù viene arrestato, fuggono, svaniscono nel nulla, non ci sono più. Non ci sono più. E dove è finito quel coraggio? Tutti quanti fuggono. Allora capiamo il cuore di Gesù. È un cuore che sa di essere rimasto solo. E questo patimento lo comincia a comprendere in modo particolare nel Getsemani, dove addirittura invoca il Padre, e il Padre gli conferma la sua chiamata. Padre, allontana da me questo calice, gli dice, come dire, il mio cuore sta patendo, sta soffrendo, no? Quindi vediamo il cuore di Gesù che soffre, ed è il momento più duro per Gesù questo, il momento più duro, il momento più difficile, perché è il momento della decisione, è il momento in cui deve dire sì o no. Ma come uomo Gesù accetta questa situazione e la vive in profondità e dice: non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E allora Gesù rimane solo. I 12 lo rinnegano, c'è chi lo tradisce. Il popolo, che era fatto anche da discepoli di Gesù, pure loro si allontanano da Gesù. Eppure lui continua a dire: non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Chiunque in quel caso, chiunque sotto questa pressione così forte, si tira indietro, non ce la faccio. Gesù mostra la sua virilità accettando la croce, il suo essere uomo, il suo essere forte, accettando la croce, portandola fino in fondo. E questo perché? Perché sa che questa è la volontà di Dio, ma in questa volontà di Dio Lui ama te, ama me. Quando Gesù ha detto: non sia fatta la mia, ma la tua volontà, Padre, sta dicendo al Padre: devo amare chi tu mi hai dato, e cioè noi. E amare significa questo, farsi mettere in croce. Non sto dicendo che è semplice, nemmeno per Gesù lo è stato, no? Ma è questo. Anche Pietro è morto, se ci pensiamo. Il testo ci dice che quando lui ha capito quello che aveva combinato, dice il testo, scoppiò in pianto. Ecco, qui è morto Simone.
spiritualmente, ok? Non c'è più Simone, adesso inizia una vita nuova, inizia Pietro, adesso inizia Pietro. Lo capirà dopo, però qui già sta cominciando a cambiare. È l'inizio della sua conversione vera, questo. Quando scoppia l'impianto, quando dice, ma che ho fatto? Ma chi sono io? Prende coscienza della sua fragilità, Pietro, in questo caso, no? Come dire, io mi sentivo qualcuno, e invece non sono nulla. E da questo momento in poi Gesù inizia a lavorare, no? Il cuore di Pietro dice, perché prima no? Ma aveva ascoltato miracoli, aveva visto miracoli, aveva ascoltato prediche, perché Pietro si sentiva sicuro di sé. Poi quando gli ha detto che era il primo Papa, se n'è salito, no? Ma quando Pietro ha cominciato a cambiare vita? Quando Gesù ha dato la vita per lui. Quello è il momento in cui lui è cambiato. Lui non era capace di cambiarsi, solo Gesù gli ha dato la capacità di cambiare. Quando lui ha dato la vita per Pietro, così come per noi. Allora, questa è la fede del cristiano, se noi crediamo che è per lui che noi cambiamo. Dobbiamo credere in lui. E allora lui cambia il nostro cuore, lo converte, ma dobbiamo darlo a lui il nostro cuore, così com'è. E poi dobbiamo avere pazienza. E Pietro inizia un processo di conversione da ora in poi. Da ora in poi lui comincerà a vivere la sua passione. Comincerà ad imitare Gesù. E questo è il cammino del cristiano. Ascoltare la passione di Gesù significa specchiarsi nella passione di Gesù. Vediamo la nostra vita accanto alla passione di Gesù. E tante cose somigliano. Siamo vicini a Lui in tante cose, o quantomeno Lui è vicino a noi. E allora in Gesù, nella passione di Cristo, noi troviamo tutta la nostra vita, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ogni situazione. E allora ascoltare la sua passione, la passione di Cristo, ci permette di crescere nella fede. Sia lodato Gesù Cristo. Per mezzo di lui tutte le cose
nel portare a compimento sulla croce la sua missione redentrice. Uniti al nostro Salvatore, invochiamo Dio Padre misericordioso, principio e fonte di ogni benedizione. Preghiamo dicendo insieme: per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Santa Chiesa, celebrando con viva fede il grande mistero della passione e morte di Cristo, guardi con cuore materno alla croce di tanti suoi figli e doni loro conforto e sollievo. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per tutti i battezzati, la celebrazione della Settimana Santa renda più intensa la sequela di Cristo, che con filiale abbandono è in cammino verso la croce. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per coloro che soffrono, uniti alla passione di Cristo e consolati dall'amore fraterno, riscoprano la forza rigenerante della fede. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per i giovani, sostenuti dalla testimonianza e dall'intercessione dei santi, siano autentici discepoli di Gesù e compiano senza paure scelte generose. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Per noi qui riuniti, attingiamo dall'Eucaristia la forza di essere in famiglia e nella società strumenti di pace. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Ascolto, Padre, la preghiera del tuo popolo che si incammina con il tuo Figlio verso il Calvario. Fa che dopo averlo acclamato nel giorno dell'esultanza, lo seguiamo con amore nell'ora oscura e vivificante della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Dio onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, apprendi il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo tenga dalla tua misericordia
questo unico mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Madre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace nei nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Abbiamo uno sguardo di pace. Thank you.
fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Amen. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Qualche avviso per la Settimana Santa che trovate appeso comunque nella bacheca, una locandina che è stata realizzata, così come anche sulla pagina di Facebook della parrocchia, però quello sintetizzo io intanto. Allora, per le confessioni, in modo particolare martedì e mercoledì di questa settimana, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì e mercoledì, quindi sia di mattina che di pomeriggio sarò disponibile. Poi giovedì dalle 16 sono disponibile per le confessioni, così come anche venerdì e il sabato. Le celebrazioni del Trito Pasquale si svolgeranno alle ore 18 il giovedì e il venerdì, e la veglia di Pasqua la faremo alle 18.30. La domenica invece, come oggi, 9, 11 e 19. Va bene? Nel nome del Signore andate in pace. Grazie.